Ciao e benvenuto su Iera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi state per vedere l'unboxing di un orologio che in realtà non so cosa sia. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo supporto con un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Voi direte, ti sei rimbambito e tutto può essere. In realtà non mi sono rimbambito, ma l'altro giorno ho ricevuto il tracking di una spedizione senza avere informazioni prima di che cosa si trattasse. Come vedete arriva dal famoso cantante FedEx e niente, so chi è il brand, però non so qual è l'orologio. Il brand è Borealis, ormai il suo packaging è, come dire, è abbastanza conosciuto. Avete visto anche altri video in cui vi mostro altri Borealis. Palai. Ta-da! Non ho neanche avuto bisogno di coltelli, cose, visto, perché ha paura sempre che mi faccia male. Stavolta non è così. La solita pochettina Borealis. Vediamo cosa c'è. Ragazzi, seriamente non so cosa c'è dentro, quindi scopriamolo insieme. Tra l'altro, vai, prima di farvelo vedere, il mio rado Golden Horse indosso in questo momento, e come vi dicevo nel mio video di unboxing non andava più l'ancora, come vedete adesso è tornata ad andare ed è un pezzo che io adoro, così, giusto per, era l'orologio che avevo qua sulla scrivania, diciamo che un po' di Natale. Vediamo cosa c'è. Oh, c'è la card di garanzia e c'è c'è il Borealis che avevo recensito, quello che, come avevo detto, è un po' un incrocio tra un Explorer, come vediamo dal quadrante, con gli indici a ore 3, 6, 9, e il Gran Seiko Snowflake con questa texture del quadrante che, devo dirvi, è comunque molto molto accattivante. Avevo recensito il bianco e mi era stato detto dal creatore, dal fondatore di Borealis, che mi avrebbe mandato poi il bianco una volta che il tutto andava in produzione. Che dire, è un bello orologio, ragazzi. Monta Miota serie 9, quindi abbiamo un calibro diverso dai soliti NH35, sta già marciando, probabilmente il trasporto gli ha dato la carica. Vediamo un po' le rifiniture. Borealis a draga. Come vedete c'è anche una certa sottigliezza rispetto anche al fatto che abbiamo di fronte un orologio resistente a 30 atmosfere. Questo grazie al calibro, che è un calibro premium, iBit di casa Citizen, che è l'azienda che detiene e possiede Miota e quindi produce questi calibri, che, devo dirvi la verità, stanno iniziando a circolare benissimo, anche perché, come ho già detto anche in un video precedente, sono sostanzialmente delle alternative all'entry level svizzero. C'è chi dice addirittura al 2893, io nel video dicevo il 2824, l'SV200 o in questo caso forse anche l'SV300, però insomma parliamo comunque di un signor calibro, ecco, per farla abbastanza semplice e breve, parliamo di un signor calibro che di conseguenza vederlo su questi orologi è sicuramente una bella chicca. Sì, abbiamo, questo è un omaggio, nel senso c'è poco da dire, si tratta di un orologio che omaggia l'Explorer, le sfumature arrivano anche a essere argentate o bianche, poi oggi nevica, quindi è ancora più particolare l'effetto che fa, sfera lollipop dei secondi, minuti e ore invece abbastanza semplici.
Secondo me è uno dei migliori Borealis fatti fino ad oggi. Ce ne sono altri molto interessanti che devo ancora recensire, come ad esempio un Aviator che monta il Ronda 150, che sarà un'altra bella chicca da vedere insieme. Però insomma, la qualità c'è a livello costruttivo, ma davvero c'è, rispetto anche al prezzo. Vediamo i pin che sono a vite, non a pressione. Insomma, davvero ben fatto, grazie Borealis, perché dopo la recensione mi ha voluto mandare anche l'orologio fatto e finito. Se qualcuno di voi l'ha acquistato, vuole condividere un po' il suo, come dire, il suo giudizio sull'orologio, io ve l'avevo già dato, fatemelo sapere. Avete condiviso con me questo unboxing che realmente era misterioso perché non sapevo che cosa avrei trovato. Vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me: Facebook, Instagram, canale Telegram e gruppo Facebook per le offerte. Vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo contenuto e vi auguro una buona giornata.